Pyramid Azir activated. Vieni, Altair. Parla con me un momento. Come desiderate. È giunta voce del tuo successo. Hai la mia gratitudine e quella del regno. Liberare quelle città dai loro corrotti governanti favorirà senza dubbio la causa della pace. Come fate a esserne certo? I sistemi con i quali gli uomini governano si riflettono sulla loro gente. Mentre tu mondi le città dalla corruzione, guarisci i cuori e le menti di coloro che vi abitano. I nostri nemici dissentirebbero. Che vuoi dire? Ogni uomo che ho ucciso mi ha confessato strane cose. Essi non provano rimorso. Persino nella morte sembrano sicuri del loro successo. Benché non lo ammettano direttamente, c'è un legame tra di essi. Ne sono sicuro. C'è una differenza, Altair, tra ciò che ci viene detto essere vero e ciò che vediamo essere vero. Molti uomini non si curano di tale distinzione. È più facile così. Ma in quanto assassino, è nella tua natura osservare, interrogarsi. Allora cos'è che lega quegli uomini? Ah, ma in quanto assassino, è anche tuo dovere frenare quei pensieri e confidare nel tuo maestro. Perché non può esistere vera pace senza ordine. E l'ordine richiede autorità. Parlate per enigmi, maestro. Mi elogiate per essere perspicace e poi mi chiedete di non esserlo. Che devo fare? La domanda avrà risposta quando non avrai più bisogno di chiedere. Suppongo che non mi abbiate convocato solo per una lezione. Molto bene. Ti vengono di nuovo restituiti un rango e un'arma. Restano ancora due governanti. Va e poni fine al loro dominio. Salute e pace, Malik. Vorrei che la città possedesse entrambi. Perché mi disturbi quest'oggi? Al-Mualim ha marchiato a morte Majid ad-Din. Che cosa sai dirmi di lui? L'assenza di Salah al-Din ha privato la città di una vera e propria guida. E Majid ad-Din si è attribuito da sé questo ruolo. Ottiene ciò che vuole con la paura e l'intimidazione. Il suo titolo non ha alcuna legittimità. Oggi questo finirà. Fai presto a parlare. Non si tratta di uno schiavista qualunque. Egli governa Gerusalemme e perciò è ben protetto. Ti suggerisco di pianificare l'attacco con cura. Vai a conoscere meglio la tua preda. Col tuo aiuto lo farò. Dove mi consigli di iniziare? Che c'è? Mi stai chiedendo assistenza invece di pretenderla. Mi stupisci. Parla dunque. Come vuoi. Ecco dove cercherei. Prima a sud-est, vicino alla moschea. Dopodiché recati a sud. Ci sono due luoghi che troverai interessanti. Uno è la chiesa più meridionale, l'altro sono le strade attorno a una sinagoga. Grazie dei consigli, dai. Non rovinare tutto. Muori, ladro! Via. Signore, vi prego, avete del denaro? Qualche spicciolo. Chiedo solo qualche spicciolo. Altair, devo incontrare un contatto nei paraggi, ma le guardie mi hanno preso di mira. Non appena mi sposto di qui mi attaccano e mi costringono alla fuga. È che non combatto più come un tempo. Mi accompagnereste a destinazione? Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermeyelim. Muari infedele! No,
quell'altro schifo. Sono qui davanti a voi per lanciare. Se dovesse prendere Jaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra. E è sempre stata. A morte l'infedele! Dai, mettilo! Muori, infedele! Via! Chi me vuoi nei mezzi storti? Kime boyu eğmek istiyorsun? Sta lontano da me. Mossa avventata. Affinché questi atti barbarici siano vendicati. Pregate che Dio, lode e gloria a lui, ci favorisca e ci conceda la vittoria. Chi ha visto cosa è successo? Siate cauti, amici. Lo Shaitan è ovunque. Guardingo, in attesa. Egli ci tenta di continuo. Siate forti. Avrò la tua testa. E contrastate... Non resisterò ancora per molto. Bene, qui dovrei essere al sicuro. Non oseranno spargere sangue di fronte a un luogo sacro. Nel trambusto ho strappato questa a una delle guardie. Ti sarà utile. Eh? Fatti vedere! Gerusalemme! Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia... Quella città è nostra! Perché si comporta? Hai visto l'ordine? Vuole che ripariamo un palco per un'altra esecuzione. Oggi. È quello sul fianco ovest del Tempio di Salomone. Ci stavo andando proprio ora. Quante morti. Ah, se il nostro vero signore potesse tornare e portare un po' di giustizia in questa città. Già, e non quel ridicolo Majid ad-Din a pavoneggiarsi davanti a noi. Come? Come siamo giunti a tanto? Tutti i reggenti di Salah al-Din hanno incontrato una fine prematura. E ora il titolo passa a lui. A lui, che un tempo era nient'altro che lo scriba dell'emiro. Che coincidenza. Non mi sorprenderebbe sapere che c'era lui dietro a quegli incidenti. Se le guardie ci sentono, saremo accusati di tradimento e giustiziati sullo stesso palco che dobbiamo riparare. Coraggio. Torniamo al lavoro. Vattene! Andatevene, seccatore!
Ovunque vadano, ti lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Strano, non l'ho mai visto fare. Qualcuno vuol dire perché fa così? No, no, adesso li ho viste proprio. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. Ancora tu, grande maestro. Salute e pace. Sono davvero lieto di vederti. In questi tempi travagliati mi chiedono di provare le mie abilità. Ma mi sento inadeguato dinanzi al tuo cospetto. Devo uccidere due uomini di Majid-ad-Din senza ingaggiarli in duello. Potresti mostrarmi come fare? Te ne sarei grato. E potrei raccontarti una storia interessante. Brutto ladro schifo! Brutto ladro schifo! Muori ladro! Avete qualche problema? Qualcuno intervenga! Sono pochi soldi di scongiuro! Muori ladro! Ti taglierò le mani! Fatti vedere! Come osi rubare mia presenza? Pagherai con la vita! Come osi rubare mia presenza? Pagherai con la vita! So che sei qui da qualche parte. Sei il migliore della confraternita, non c'è che dire. Ecco la mia storia, maestro. Stavo pulendo le scalinate del tempio quando ho sentito due eruditi vantarsi di quanto era facile superare le guardie all'ingresso della piazza delle esecuzioni. Se attendi il momento giusto per entrare, essi potrebbero distrarre le guardie a tuo vantaggio. Ma sono certo che nella tua saggezza lo sapevi già. Difesa! Sembra una tragedia, ma io dico che questo è un onore. Morire. Allora, novizio? Non sono un novizio. L'abilità di un uomo si giudica dalle sue azioni, non dai segni sulla sua veste. Possiamo punzecchiarci o svolgere l'incarico. Decidi tu. Parla, ordunque. Il reggente Majid ad-Din svolge una pubblica esecuzione non lontano da qui. Sarà scortato, ma niente che io non possa gestire. So cosa fare. Ed è per questo che resti un novizio ai miei occhi. Non puoi sapere tutto. Solo presumere. Devi aspettarti di avere torto. Di aver ignorato qualcosa. Capacità di previsione, Altair. Quante volte devo ricordartelo? Come vuoi. Abbiamo finito? Non ancora. C'è un'altra cosa. Uno dei condannati a morte è un fratello. Uno di noi. Al-Mu'alim vuole che sia salvato. Non preoccuparti del recupero. Ci penseranno i miei uomini. Ma devi impedire che Majid ad-Din lo uccida. Non gliene darò l'occasione. Me lo auguro. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Per favore.
Non puoi stare qui. Vattene. Signore, vi prego, avete del denaro? La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? Silenzio! Esigo silenzio! Gente di Gerusalemme, prestatemi orecchio! Quest'oggi sono qui per lanciare un ammonimento! Ci sono dei malcontenti tra di voi! Essi seminano scontento, sperando di condurvi fuori strada! Ditemi, è questo che desiderate? Impantanarvi nell'inganno e nel peccato? Vivere nel costante terrore? No! Certo che no! Giammai! Allora, volete reagire? Certo! Sì, guidateci! La vostra devozione mi allieta! Bisogna estirpare il male! Solo così potremo sperare di essere redenti! Questa non è giustizia! Non avete il diritto di farlo! Chi credete di essere? E voi tutti siete passivi, complici di questo crimine! Se Dio vi maledica! Vedete come il male di un uomo riesce a contaminare gli altri? Cercano di instillare in voi la paura e il dubbio! Ma penserò io a difendervi! Ecco qui quattro ignobili peccatori! La prostituta, il ladro, il giocatore, l'eretico! Che tutti loro vengano sottoposti al sacro giudizio di Dio! Catturate l'assassino, non deve fuggire! Portatemi l'infedele, deve essere qui! Il vostro lavoro qui è finito. No! No! Era appena iniziato! Ditemi, qual era il vostro ruolo in tutto ciò? Intendete giustificarvi come gli altri e spiegare il perché delle vostre malefatte? La fratellanza voleva la città. Io volevo il potere. C'era una opportunità. L'opportunità di uccidere degli innocenti. Non così innocenti. Le voci di dissenso tagliano come l'acciaio. Infrangono l'ordine. In questo concordo con la fratellanza. Avete ucciso delle persone solo perché non la pensavano come voi? Certo che no. Le ho uccise solo perché potevo. Perché era divertente. Sai che cosa si prova a determinare il destino altrui? E hai visto come esultava il popolo? Quanto mi temevano! Ero come un dio. Tu avresti fatto lo stesso, potendo, un tale potere. Un tempo, forse, ma poi ho appreso che fine fa chi si pone al di sopra degli altri. Sarebbe a dire? Ecco, lasciate che vi mostri. Assassino, fermatevi!
اقبضوا علي اقبضوا علي تعالوا من لا انه يهرب الى طريق مسدود اريد ان اخدها هيا كنتر صرنا اندياترو كادر لن تفلت مني كادر هم لا تتبعوا طريق الضلال Mi è riuscito a sfuggire. Alla città serve un nuovo governante. Così ho sentito. Che cosa c'è? Niente perle di saggezza per me? Avrò certo sbagliato qualcosa in maniera plateale. Hai agito come dovrebbe fare una Shash. Niente di più né di meno. Che ti aspetti elogi per aver fatto il tuo dovere, però mi inquieta. Tutto quello che faccio ti inquieta. Rifletteci su. Ma fallo lungo la strada per Masyaf. Il tuo lavoro qui è finito. Avanzamento rapido, un ricordo più recente.